tema di salvaguardare una quantità sufficiente di risorse, risorse pubbliche, non solo risorse pubbliche, anche risorse private, che vanno nella direzione di soddisfare un nuovo modello di welfare, per noi è la condizione necessaria dalla quale partire, ma proprio per questa ragione c'è bisogno, insieme alle istituzioni locali, le parti sociali e il mondo del terzo settore del volontariato, ragionare anche su quale modello di welfare sia più utile per una società in trasformazione come quella che stiamo attraversando e stiamo vivendo. Dentro questo contesto noi pensiamo che questa idea di trovare una nuova casa del volontariato, che non è solo, come dire, una casa rappresentata dalle mura dell'edificio, ma come luogo, come sede di confronto, di scambio sia all'interno del variegato mondo del volontariato e sia all'esterno del rapporto tra il mondo del volontariato e gli altri soggetti che sul territorio operano, sia come dicevo sul territorio sia all'interno delle aziende, per corrispondere a questi bisogni che sono bisogni di solidarietà, bisogni di socialità, bisogni anche di rivendicare attivamente una sfera rinnovata di diritti, perché come dire, garantire una cittadinanza piena a tutti significa garantire il diritto di un pieno accesso anche a quelle che sono le opportunità che una società come la nostra crea, produce, distribuisce sul territorio. Noi pensiamo che questo processo sia un progetto